Pescara attivo sul mercato, definite tre operazioni. Il ritorno di Fiorillo, girato dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto obbligatorio in caso di promozione in Serie A, riscatto pari a circa 1,5 milioni di euro. Il ventenne centrocampista Luca Crecco, lo scorso anno 34 presenze in B nella Ternana, ma di proprietà della Lazio. Prestito con diritto di riscatto e contro riscatto naturalmente a favore del club di Claudio Lotito. E poi il laterale mancino Daniele Mignanelli, classe 93, a titolo definitivo dalla Reggiana, 35 presenze e 2 reti nell'ultimo campionato di Lega Pro. Intesa totale col Verona per il ritorno, ma a titolo definitivo, di Francesco Zampano, con l'aggiunta del 27enne difensore centrale uruguaiano Gonzales. L'operazione costerà al Delfino circa 1 milione di euro. In realtà manca ancora l'accordo col giocatore sull'ingaggio. C'è comunque fiducia. Stesso discorso dicasi per Cristian Galano, esterno fantasista del Bari, classe 91. Pista anche in questo caso caldissima. In ritiro intanto è arrivato anche Gianluca Lapadula, 22 gol in 40 partite nella travolgente cavalcata del Teramo. Ieri vi abbiamo proposto le prime impressioni del neo team manager Andrea Gessa, che a 35 anni ha chiuso col calcio giocato. Alla stessa età è pronto invece a strabiliare ancora il sindaco Marco Sansovini. 35 anni come te, tu invece non ne vuoi proprio sapere. Non hai detto bene, non ne voglio proprio sapere, ma non ci penso proprio. Ma no, finché posso fare il calciatore, insomma, che mi propongono, continuo a propormi di fare il calciatore, sono ben contento di fare questo qui, è quello che amo e mi sento benissimo. Stramotivato, questo è poco ma sicuro, Marco Sansovini. Assolutamente, ecco, perché se mai dovessero venir meno le motivazioni, allora quello è magari il momento di smettere, visto che non è arrivato il momento. Ti piace un po' l'etichetta di chioccia della situazione? No, preferivo ancora essere quello giovane. però vabbè, tanto devo pensare a fare il giocatore io. E chiaramente dare dei consigli ai più giovani. Diciamo che aumentano le responsabilità. Aumentano le responsabilità. Sì, sicuramente, ma insomma. Non è stato mai un tuo problema. Non è stato un problema, anche perché comunque non sono solo ad essere con una certa esperienza. E poi mi sembra, da quanto posso vedere, comunque un gruppo con dei ragazzi, anche se il gruppo ancora non è finito obiettivamente, però tutti i ragazzi abbastanza molto seri, abbastanza tranquilli, quindi non c'è nessuna difficoltà nella gestione. Hai detto poc'anzi, insomma, la squadra deve essere completata, però si parte già da una buona struttura, mi pare. Sì, la base è sicuramente buona, sono tanti giocatori comunque che c'erano già la scorsa stagione. La società saprà completare la rosa nella maniera sicuramente più giusta possibile, abbiamo grandissima fiducia in questo e quindi andiamo avanti tranquilli, sperando in un campionato che dia soddisfazione a tutti quanti. Senti, lì davanti siete già tanti, pronti via, insomma. Sì, vabbè, c'è il gruppo problema. È folto. Il gruppo è folto, si concentreranno su altre. Tu sei comunque il terzo capocannoniere nella storia del Pescara, il terzo cannoniere più prolifico. Giampaolo non è poi così distante. Proveremo a raggiungerlo, visto che faccio l'attaccante, proverò a raggiungerlo, però non mi ci fisso, sinceramente. Grazie Marco, in bocca al lupo. A te, credi.